reinterpretare il mondo in una cultura che appartiene a un altro paese è effettivamente per me di estremo interesse. E lo stesso immagino anche quando passi dall'italiano al dialetto e viceversa. Sì, diciamo che sono le tre lingue su cui io lavoro di solito, sono tre lingue completamente diverse, no? Perché l'inglese è la lingua globale, diciamo. L'italiano è una lingua nazionale di, diciamo, medie dimensioni e il dialetto invece è una lingua con una diffusione più circoscritta. Ognuna di loro ha delle caratteristiche differenti, quindi diciamo che non è lo stesso tradurre, cioè in sé il tradurre è sempre quello, diciamo, però dipende da cosa si sta traducendo, da che lingua a che lingua. Quindi i processi traduttivi sono per la poesia abbastanza simili, però poi ci sono delle differenze che riguardano proprio la lingua, le lingue su cui stai lavorando, ecco, insomma. Quindi sì, ci sono delle analogie, ma anche delle differenze. Quindi che si traduca Certo. dall'inglese all'italiano, dall'inglese al dialetto, ci sono delle differenze, poi dall'italiano al dialetto anche. Certo, è sempre una decostruzione e ricostruzione, immagino, verso appunto la cultura di arrivo.